Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a fare un giro sulle sponde del lago di Iseo, più precisamente all'orrido di Zordino. Questo luogo è sicuramente un'area ad elevata valenza ambientale, di grande bellezza e suggestione, che conserva una grande diversità biologica. Spettacolari sono le sue alte rocce stratificate verticalmente e accostate le une alle altre, invase dal verde dei boschi circostanti. Vi si giunge a piedi, partendo dal paese di Riva di Solto e procedendo lungo la strada rivierasca in direzione di Lovere. Seguendo la strada dismessa ed attraversando le gallerie scavate nella montagna, giungerete ad una bella spiaggetta che si trova proprio nel fondo della baia e dalla quale potete ammirare l'orrido del Bögn. Questo è il suo nome nel dialetto locale. Da qui lo ammirerete in tutto il suo splendore. Per scattare le foto che vi lascio alla fine del video, mi sono incamminato lungo il sentiero che conduce alle croci bergamasche per riuscire ad ammirare la baia dall'alto. Il sentiero non è molto lungo, ma all'inizio è un po' impegnativo, ma la fatica viene ripagata dal panorama che ci troviamo davanti. Secondo alcuni critici, Leonardo da Vinci si sarebbe ispirato a questo luogo per dipingere lo sfondo per la sua opera La Vergine delle Rocce. Un discorso simile di ispirazione vale anche per Dante Alighieri, che avrebbe preso spunto dal paesaggio rude per ambientare il suo Inferno. Fra le particolarità che caratterizzano l'insenatura, vi è sicuramente la sua composizione geologica, che vede la presenza sia di strati di dolomia che di calcare di Zordino, intrecciati fra loro, con affioramenti marmorei argillosi. Tale conformazione si viene a creare grazie al contributo del ghiacciaio della Valle Camonica, che grazie alla propria espansione avvenuta durante l'era quaternaria esercitò particolari pressioni su entrambe le sponde del lago, modellando così le pareti circostanti. La storia di questo luogo si lega a quello della strada rivierasca, progettata nel 1910 e inaugurata solo 2 anni dopo, che ormai da oltre un secolo collega Riva di Solto a Castro. L'arteria favorì i collegamenti, in particolare l'accesso al borgo di Zordino, che in passato veniva garantito dal lago partendo dal vicino porto, considerato per secoli d'appoggio per la navigazione. Nonostante il lento e inesorabile scorrere del tempo, questa baia conserva intatto il suo fascino fra il grigio dei minerali e il verde degli arbusti che si affacciano sull'ampio specchio d'acqua. Vi lascio a qualche scatto che ho fatto dall'alto della baia, sperando vi piaccia. Vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima.